Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi è venerdì, non c'è Trieste Arte. Lo riprenderemo la prossima settimana, quindi abbiamo i consueti due ospiti. Nella seconda parte, parleremo dell'edizione 2022 di Approdi, guarda caso. Nella prima parte invece siamo in compagnia di Mitja Gialluz, il presidente della società velica Barcola Grignano, con il quale parleremo dell'approdo non ancora, ma comunque dell'arrivo, insomma, dell'avvicinarsi della Barcolana. Prima però volevo fare una domanda al professor Gialluz e riprendo un po' una domanda che feci credo un mesetto fa circa al rettore, al professor Di Lenarda, e riguarda appunto gli studenti universitari magari dei primi anni, cioè quelli che arrivano dalle superiori e che insomma si sa che in alcuni casi ci sono, come dire, dei riverberi, mettiamoli così, della pandemia, eccetera, quindi ragazzi che, il termine forse è eccessivo, vanno in crisi, eccetera. È così, cioè anche quello che, possiamo darci del tu perché francamente, anche quello che tu vedi conferma questa cosa. Sì, buonasera, ciao Umberto, buonasera ai telespettatori. Ahimè sì, posso confermare nella mia esperienza di docente universitario, io insegno sia a Genova che a Roma, quindi ho un osservatorio diverso, in due sedi, in due città di media grandezza, è una capitale, e inoltre ho delle collaborazioni, dei corsi ancora, delle collaborazioni diciamo scientifiche con l'Università di Trieste, e posso confermare che c'è un post pandemia che è difficile da gestire da un punto di vista psicologico, e c'è grandissimo pessimismo da parte dei giovani. Io tratto nelle prime lezioni del mio corso tratto la Costituzione repubblicana, e al fondo della Costituzione, che se ci pensi è figlia di una guerra, sì. Quindi nasce con le macerie, un'Italia che era davvero distrutta nei ponti, nelle città. Eppure al fondo di quella Costituzione c'è un grande ottimismo, una fiducia verso il futuro. In tanti articoli c'è una fiducia nell'uomo, nella possibilità di rigenerarsi, di migliorarsi, di crescere attraverso lo studio, la cultura. Oggi gli studenti, di ragazzi, le ragazze ventenni, sono molto pessimisti. Io chiedo loro: ma se oggi doveste scrivere una Costituzione, come la vedreste la proiezione vostra sul piano individuale e sul piano collettivo? E mi dicono: staremo peggio di quanto non stessero i nostri genitori. Ecco, questa devo dirvi che è una posizione che a me crea davvero inquietudine, certo. Perché dopo la pandemia è arrivata la guerra. Quindi c'è, come dire, una, poi magari se ne parla di più, di meno, a seconda dei momenti, delle urgenze, delle contingenze anche nell'opinione pubblica, ma c'è alla base un periodo in cui si è persa la socialità, si è persa l'abitudine a stare insieme durante la pandemia, e dopo c'è questa inquietudine di una guerra vicina, tutto sommato, che ha ulteriormente creato delle difficoltà. C'è la percezione che anche nell'ambiente, intendo insomma, nel clima, qualcosa stia cambiando, no? E quindi sono tutta una serie di fattori che al fondo creano inquietudine. Quindi questa è una ragione per la quale, così mi riallaccio a Barcolana, noi quest'anno insieme ai nostri partner pensiamo di dedicare anche uno spazio a questo tema, diciamo, del disagio che è figlio della conseguenza della pandemia. Abbiamo tanti progetti sociali in Barcolana, grazie al supporto di tanti sponsor, cito la Fondazione CR Trieste,
Trieste, che insomma offre anche questo spazio importante alla città. Ecco, penso che Barcolana debba occuparsi anche di questi temi e si debba invertire quella rotta, per usare una metafora nautica. Guai se no, perché se sono pessimisti i giovani, i ragazzi, vuol dire che siamo veramente messi male. Non l'avevo vista da questo punto di vista, insomma. Allora, parliamo dunque di Barcolana 2023, che numero, 2022, che numero sarà? Sarà la 54esima, siamo la 50esima, sembrava ieri, siamo già a metà. Sì. No, ti dico, sì, sono dolorosamente consapevole del tempo che scorre. E l'avete già presentata nei giorni scorsi a Monaco. A Monaco di Baviera, no? Se non mi sbaglio. L'abbiamo presentata a Trieste con il presidente Fedriga, con il sindaco di Piazza, con il presidente di Generali, Sironi, per la prima volta in un evento pubblico a Trieste il 29 giugno, e poi abbiamo iniziato un percorso internazionale. Questo è molto positivo, perché era da anni che non riuscivamo a ritornare, almeno a luglio, a Monaco di Baviera. Il vicepresidente della società velica Barcole Grignano, Alessandro Mulas, insieme a Tal, è stato la settimana scorsa a Monaco, e abbiamo parlato di Barcolana ai tedeschi, che sono molto interessati. Devo dire che c'è un premio al primo equipaggio tedesco che è stato consegnato proprio a Monaco, e quest'anno c'è grande interesse da parte dei tedeschi, degli austriaci. Cerchiamo di riprendere una rotta, diciamo, di promozione internazionale che negli ultimi due anni si era un po' interrotta a causa della pandemia. Allora, la domanda è sempre quella che io pongo quando parlo di Barcolana, ma perché mi affascina proprio mi affascina questo, il fatto che sia una, diciamo, una kermesse, perché poi alla fine è una kermesse, è un termine sempre un po' ambiguo, no? Ma insomma, diciamo che kermesse nel senso migliore del termine. È una kermesse che però ogni anno deve per forza innovarsi. Sì, ma guarda, questo è il segreto un po' della Barcolana: essere sempre uguale a se stessa nella regata, nella Coppa d'autunno, la seconda domenica di ottobre. Devo dire che ogni tanto mi dicono: ma dovete spostarla, gli ultimi due anni c'è stata bora forte, si dovrebbe spostarla. Quando mi parlano di questo tipo di innovazioni, dico: no, la Barcolana è la seconda domenica di ottobre, e penso al nostro amato Sandro Chersi, che mi diceva: guai a cambiare due cose della Barcolana, la data e la linea di partenza. Quelle devono rimanere uguali a se stesse. Tutto intorno però cambia, perché cambia il mondo, cambiano le forme di comunicazione, cambiano le modalità di iscrizione. Quindi cerchiamo di innovare per assicurare maggiore qualità a un evento che è un po' iconico, insomma, che racconta Trieste e porta Trieste in tutto il mondo. E quindi quest'anno abbiamo puntato su delle novità importanti. Penso a terra, a un progetto molto importante per la città, che si chiama Candida il tuo evento. Abbiamo chiesto ai triestini di candidare, di scriverci quando hanno un'idea su un evento da fare nel periodo di Barcolana. Ci scrivono e ci propongono: vorremmo organizzare quella serata dedicata a un velista, piuttosto che un approfondimento dedicato al vento, piuttosto che alla meteorologia. E stiamo ricevendo tantissime candidature, perché vorremmo che la Barcolana non fosse della società velica Barcole Grignano, ma fosse davvero coprogettata e coorganizzata da tutta la città. E quindi devo dire che scadeva il termine per la presentazione degli eventi domani, ma ci sono arrivate un po' di mail di persone che ci hanno detto: ma dateci ancora un po' di tempo. E quindi credo che lo prorogheremo fino al 25 di agosto. Quindi sfrutto questo spazio, Umberto, per dare questa comunicazione ai tanti amici della Barcolana. Potranno candidare il loro evento sul nostro sito www.barcolana.it fino al 25 di agosto. E poi un bellissimo progetto sociale. Con Rete del Dono abbiamo dato la possibilità alle ONLUS, alle fondazioni, alle comunità, diciamo, che operano nel terzo settore, di candidarsi con un progetto sociale di supporto
ai bambini chirurgici piuttosto che all'AIRC, piuttosto che diverse comunità che operano nel mondo del sociale, e quindi nel momento in cui un armatore si iscrive alla Barcolana può sposare un progetto, una onlus e supportarla, ma questo vale anche per i partecipanti ai tanti eventi che si svolgeranno a terra, quindi innovazione nel sociale, innovazione nella costruzione della Barcolana, e poi c'è naturalmente la regata che sta avendo tanti iscritti, devo dire abbiamo aperto le iscrizioni il 29 di giugno e nelle prime settimane abbiamo raggiunto più di 200 iscritti, quindi il 25% più dell'anno scorso. E un'altra notizia che ti posso dare questa sera qui in anteprima è che i primi 800 iscritti alla Barcolana avranno dei premi molto importanti, anche coloro che si sono già iscritti, ecco, per evitare equivoci, anche i 200 già iscritti potranno fruire di queste offerte, di queste doni importanti, 400 abbonamenti alla Gazzetta dello Sport online, quindi tanti sportivi che si iscrivono alla Barcolana avranno un abbonamento annuale alla Gazzetta dello Sport, 200 frullatori da barca che potranno essere utilizzati in barca e 200 lampade sempre utilizzabili in barca, messe a disposizione i frullatori da De Longhi e le lampade design da Calligaris. E quindi questo è il segno che le aziende ci supportano, abbiamo tanti nuovi sponsor, tanta attenzione, questo ci fa solo che piacere. L'invito appunto ai triestini di correre, di iscriversi sul sito per riuscire a fruire, diciamo, di questi bellissimi doni. Questa Barcolana inclusiva, no? Noi ieri abbiamo parlato, era nostro ospite Saul Laganai, il quale ha annunciato anche che ci sono delle iniziative che riguardano anche le persone diversamente abili, eccetera. È una cifra anche, no, della manifestazione, cioè l'idea che, se posso mutuare lo slogan, che nessuno resta a terra. Assolutamente sì, mi piace molto questo slogan. Saul è un amico della Barcolana, è una persona straordinaria che fa un'attività decisiva di sensibilizzazione allo sport, ma non allo sport agonistico, allo sport e all'attività motoria come cifra della qualità della vita di Trieste e come modo di vivere per mantenersi davvero in salute. Ecco, credo che Barcolana è felice, posso dirlo con tutto il mio team, di ospitare Saul e tanti Saul Laganà che presentano dei progetti inclusivi. Nessuno deve rimanere a terra, bisogna poter partecipare alla Barcolana andando in mare in barca a vela, andando in mare su una barca a motore, magari guardando, osservando la Barcolana da vicino, queste barche splendide che vedete anche nelle immagini dello scorso anno, qui Arca all'arrivo, diciamo, alla prima boa. E ci sono appunto vari modi, stando a bordo oppure riuscendo a navigare, diciamo, nelle barche a motore. Ho visto alcune immagini, diciamo, spettacolari che pongono il tema della sicurezza, sul quale abbiamo lavorato moltissimo insieme alla Capitaneria di Porto. Voglio ringraziare l'ammiraglio Vitale perché dal pomeriggio della Barcolana 53 ci ha chiamati a individuare alcune criticità che vi erano state in un dispositivo molto ampio, molto articolato di sicurezza, e abbiamo iniziato davvero da quel pomeriggio a lavorare per migliorare la comunicazione con i nostri iscritti. Per esempio l'anno scorso ci sono stati dei problemi sull'accorciamento del percorso e credo che abbiamo investito tanto in termini di idee, di risorse per migliorare questi aspetti, perché poi è fondamentale, diciamo, che chi si iscrive alla Barcolana, chi partecipa, lo faccia in grande sicurezza e avendo tutte le informazioni giuste. Per quanto riguarda invece la gara, no? Vi aprirete un po' al foiling o...
Guarda, questa sono veramente rimasto stupefatto, perché da un esperto di cinema, di letteratura e di teatro come te, tutto mi sarei aspettato, ma non una domanda sul foglio. È che io sono stabilmente attento a queste cose. Devo dire che conferma che a Trieste tutto è barcolano e tutto fa vela, come era un vecchio slogan proprio della barcolana. No, sei un giornalista straordinario. Mi ha suggerito Stabile. c'è una squadra, c'è un grande equipaggio, anche Telequattro. Sì. Diciamo, però non è una questione da poco. No, è una questione decisiva ed è la domanda giusta che deve fare un giornalista oggi, nel 2022, perché ci sono alcuni progetti molto importanti, molto innovativi, di barche foiling, cioè lo spiego, di barche che non navigano come quelle che vedete in queste immagini, ma che si alzano e sostanzialmente volano sull'acqua appoggiate solo delle lame, mm-hmm. Che stanno, delle ali sostanzialmente, che stanno sul timone e sull'ala, il foil. E raggiungono 30, 35, 40 nodi, significa più di 70 all'ora in mare. Chiaramente fino a qualche anno fa noi abbiamo, tra l'altro, ospitato in barcolana per primi i 69F, che erano barchette di 7 metri che volavano a 30 nodi. Devo dirti, ho fatto un'esperienza nel 2020, a un certo punto non ne potevo più dei tamponi, di tutta l'organizzazione. Ho detto lasciatemi andare un'ora in barca. Il giovedì ho fatto un'esperienza incredibile su una barchetta foiling, abbiamo raggiunto con Bora 30 nodi, ma erano contenute piccole. Adesso invece ci sono dei 60 piedi, quindi barche di 18 metri, di 20 metri, che iniziano navigare non solo in Coppa America, ma anche nelle regate più ordinarie. Quindi ci sono delle richieste, degli interessamenti. Credo che la domenica sia difficile, vista la quantità di barche che ci sono nel Golfo di Trieste, aprire le porte, aprire gli spazi ai foiling, il giovedì prima della barcolana, a proposito di grandi novità e di innovazione, avremo la barcolana maxi, cioè sul percorso della barcolana i maxi potranno sfidarsi con una classifica ORC, cioè con un compenso. Ebbene, c'è una barca che si chiama Flying Nicca, che ha questo certificato di stazza ORC e che in teoria potrebbe partecipare il giovedì. Questo non significa che parteciperà, vedremo se ci sarà la possibilità, però potrebbe essere un contesto nel quale aprire appunto al foiling, far vedere anche a Trieste delle barche volanti. Naturalmente lo valuteremo con la Capitaneria di Porto, per le ragioni di sicurezza, naturalmente, che sono sempre da considerare come prioritarie in un evento così complesso come la barcolana. Però siamo dentro il futuro anche noi. Chiederò a Tiziano Zelador cosa pensa del foiling, poi smetterà dietro qualcosa. Tiziano Zelador ti tirerà dietro qualcosa, sicuro, perché lei naviga tradizionalmente il sabato con la sua bellissima barca di Sciarelli durante la Barcolana Classic, che è un altro appuntamento fondamentale. Ma vedi, il bello della barcolana è che c'è tutto. C'è la barca classica di Sciarelli o di Buchanan, i legni cosiddetti, insieme alle barche come Arca o come altre barche che abbiamo visto nelle immagini che scorrono accanto a noi, barche di carbonio, barche con dei professionisti a bordo. Quindi davvero c'è di tutto. Mi ricordo una battuta di Carlo Sciarelli che diceva che in barcolana ci sono le barche più brutte al mondo, no? e allora il nostro Fulvio Molinari ribatteva: beh, ma allora perché te vieni anche te col bat in barcolana? E Carlo Sciarelli diceva: beh, ogni tanto anche il re va in osteria. Allora, tra l'altro, una delle cose, adesso io non, sono passo anche per essere una persona piuttosto, come dire, arida, nel senso, me lo dicono soprattutto i parenti, sì. Però io una delle emozioni che ricordo con grande piacere, per dire la verità,
perché noi aridi non ricordiamo con piacere le emozioni che ci vengono, perché non, niente deve scalfire. Io ricordo un pomeriggio, penso fosse un sabato, scendo in città e in Piazza Unità io passo davanti al palco dove si suonava, quindi non vedo chi c'è, non, forse lo sapevo, ma insomma, e mentre io passo, Lucio Dalla prova Al lupo al lupo. E devo dire la verità, persino io, che ripeto, sono piuttosto lì, ho avuto un attimo, perché mi pare di capire che quest'anno torna l'appuntamento con la musica. Torna l'appuntamento con la musica. Devo dire che mi hai fatto venire in mente uno dei concerti più belli, più emozionanti di Barcolana. Sono passati tanti di artisti straordinari in Piazza Unità. Devo dire che Barcolana è stata forse la prima kermesse, il primo grande evento a portare la musica in Piazza Unità. E devo dire che abbiamo, credo, regalato grandi emozioni ai cittadini e a tutto il popolo della Barcolana che viene a vivere questo evento straordinario. Quest'anno ritorneranno i concerti il venerdì, il sabato e la domenica di Barcolana, ma in una location diversa. Non la posso ancora annunciare perché ci stiamo lavorando con Luigi Vignando, con tutto il team che ci segue da anni sul versante della musica, ci sarà però un concerto con un format molto diverso, insieme ad altri partner che diciamo seguiranno direttamente l'organizzazione, anche perché noi di Barcolana non è che possiamo far tutto, e quindi lavoriamo sempre di più cercando di trovare, diciamo, delle forme di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, per coinvolgere sempre di più il territorio. In un momento di crisi, di difficoltà, credo che sia importante mettere un evento come Barcolana a disposizione del territorio. Questa è un po' la cifra di quest'anno, fare in modo che Barcolana possa lavorare davvero per Trieste, per questa città meravigliosa. E non si può sapere chi, tu sai già chi c'è, però... Ma in verità no, cioè, ci sono alcune ipotesi, allora, ma non sono ancora confermate, vabbè. Perché poi questa è una stagione di ripartenza dei concerti, quindi ogni artista fa un sacco di date, vabbè. Quindi è davvero difficile trovare degli spazi. Questo è vero. È un'estate in cui abbiamo avuto un incremento davvero significativo, ma importante, dei concerti, per fortuna. Dopo due anni in cui erano tutti fermi, le band, i tecnici, gli artisti, devo dire che insomma sono ripartiti alla grande, e quindi non sarà facilissimo incastrare le Trieste, la Barcolana nei tour nazionali e internazionali degli artisti, ma insomma io sono fiducioso. È confermato anche l'appuntamento con i libri, che da un po' di tempo si tiene, no? Assolutamente. A Feltrinelli, non mi pare che abbiamo partner. Sì, abbiamo un partner importante che è la Fondazione Feltrinelli, abbiamo un direttore artistico che conosci bene, insomma, che è Alessandro Mezzenalona, che ci segue da anni nell'individuare gli autori che sono disponibili a presentare i loro libri a Trieste. Abbiamo presentato libri anche di cineasti, insomma, negli anni scorsi. Ricordo appunto un libro di Risi sul padre, diciamo, le sue frequentazioni da bambino in casa, quando telefonava Gassman per parlare dei suoi problemi, anche dei suoi problemi, diciamo, di depressione, tornando al tema di cui parlavamo prima. E abbiamo avuto tanti ospiti importanti, so che Sandro Mezzenalona da un lato, ma anche Feltrinelli sta ragionando su dei libri importanti da presentare. Poi c'è il Barcolana Sea Summit che abbiamo lanciato l'anno scorso, ed è un grandissimo contenitore di progetti di sostenibilità. Quest'anno ragioniamo sul tema della complessità, perché si parla di sostenibilità, ma in modo talvolta semplicistico.
In realtà è un mondo, il nostro, che è complesso e bisogna trovare, diciamo, un equilibrio, un bilanciamento tra diverse esigenze e anche assicurare la sostenibilità in chiave ampia, quindi una sostenibilità ambientale ma anche una sostenibilità sociale. Per esempio, un progetto molto bello che portiamo avanti con il nostro main sponsor, che è Generali, è quello dell'uguaglianza di genere. L'obiettivo è quello di fare in modo che sempre più ragazze vadano in barca e stiano al timone delle imbarcazioni, come metafora, diciamo, del coinvolgimento delle donne nell'impresa, nelle istituzioni, e quindi anche da questo punto di vista Barcolana si occupa del sociale. L'impegno per la sostenibilità, per un evento a impatto zero, è fondamentale, sia nel villaggio, che ritornerà in tutta la sua ampiezza, dalla stazione marittima fino a Ponte Rosso, con davvero tantissimi progetti che coinvolgono l'università, il comune, tanti nostri sponsor, da Coop a un nuovo arrivato che è Lexus, una macchina elettrica, per arrivare appunto al Porto Vecchio, cioè al centro congressi, dove avremo la seconda edizione del Barcolana Sea Summit da mercoledì a venerdì. E anche all'interno del Barcolana Sea Summit avremo, per esempio, dei progetti importanti per i giovani. Penso al Barcolana Job, che da anni organizziamo con la regione Friuli Venezia Giulia, con l'assessore Rosolen, e quest'anno avrà un impatto e una progettualità molto ampia, proprio per dare una strada, indicare una possibile strada ai giovani che sono incerti sul loro futuro. Quindi il villaggio, sempre la zona classica, ecco, insomma. Diciamo zona classica, con una convivenza complicata, ma devo dire riusciamo a trovare, grazie alla disponibilità di TTP, degli spazi, dico, una convivenza con le navi bianche, che naturalmente sono importanti, perché portano molti turisti a Trieste, riducono un po' gli spazi. Dovremo insieme appunto a TTP trovare delle soluzioni, ma ci siamo già incontrati con l'amministratore delegato, e stiamo veramente lavorando molto bene per garantire un villaggio che possa andare dalla stazione marittima fino alla capitaneria di porto, ma poi entrare anche in città, come abbiamo ipotizzato, insomma, insieme al comune, di utilizzare Piazza Unità d'Italia, poi Piazza Verdi e il canale di Ponte Rosso, proprio per fare in modo che il mare in qualche modo entri in città. Come va con la mano? Ma meglio, devo dire meglio, grazie a un intervento chirurgico che, insomma, è stato fatto dal primario di ortopedia di Luigi Murena, da un altro straordinario chirurgo, che è Vittorio Ramella. Devo ringraziare, approfitto di ringraziare la clinica ortopedica, tutti gli infermieri, i medici che mi hanno assistito nelle settimane scorse. Sono momenti difficili anche per il pronto soccorso, e devo dire che vedere l'abnegazione dei medici, degli infermieri, di tutto il personale che lavora per la sanità pubblica è davvero in alcuni momenti commovente. Devo dire, ci sono tante persone motivate ma anche stremate dalla fatica, perché comunque il Covid continua ad incidere, a ridurre la disponibilità delle sale operatorie, e quindi non posso che ringraziare davvero tutto il personale per l'assistenza che mi è stata data, ma anche per il lavoro che fanno ogni giorno a favore dei cittadini. Ultima domanda, che poi sicuramente non sarà l'ultima, ma insomma, prossimi appuntamenti, diciamo così, di presentazione di Barcolana, o quantomeno, non so, immagino che ci sarà poi anche la presentazione grossa, eccetera. Guarda, oggi sono reduce da un incontro pre-festivo, diciamo, con preferie, con tutto il team, e abbiamo già messo a punto un percorso, una roadmap, si direbbe, dalla fine di agosto, che va da Ravenna a Lubiana. Saremo di nuovo in ambasciata a Vienna, l'ambasciata italiana a Vienna, per presentare Barcolana, e poi davvero tanti appuntamenti a Trieste di presentazione dei progetti di cui ho parlato. Quindi sarà un settembre
molto ricco di appuntamenti. Ricordo che le iscrizioni, diciamo, termineranno in una prima parte il 9 di settembre, nel senso che chi si iscrive entro il 9 di settembre avrà uno sconto del 20% per le barche più piccole e del 10% per le barche più grandi. Quindi la raccomandazione di iscriversi entro il 9 di settembre per risparmiare un po'. Avrete tanti premi, 800 premi tra abbonamenti alla Gazzetta dello Sport, frullatori, lampade di design, uno sconto, per cui davvero conviene correre. E poi comunque proseguiranno le iscrizioni fino al sabato precedente la Barcolana, ma senza quello sconto, quindi anche un'ulteriore innovazione. Vedi, sono talmente tante che me le dimentico anch'io. Le magliette sono già in... Guarda, le magliette sono arrivate oggi, ci sono alcuni negozi che hanno da questo fine settimana le polo della Barcolana, sono arrivate proprio, io ho la maglietta celebrativa dell'anno scorso, non ho ancora la nuova, ma devo dire che arrivano dalle prossime settimane, saranno disponibili per tutti gli appassionati della Barcolana. Allora, mi dicono che ci sono come sempre problemi con gli ospiti successivi, hai un 5 minuti ancora? Assolutamente, sì. Così andiamo un attimo avanti, adesso sapevo io che non dovevo dire che era l'ultima domanda, non devo mai fare questo. È un concetto che io di solito uso all'inizio, però, e riguarda anche questo, il fatto che appunto determinate manifestazioni, come dire, scandiscono anche la vita sociale di una città, no? In alcuni casi nel loro piccolo, quando sono per esempio destinate a un numero di persone magari ristretto, però Barcolana è sempre più un riferimento, cioè lo Fermo prima della Barcolana, lo Fermo dopo la Barcolana, questo è il leitmotiv che delle volte si sente, il che immagino sia da un lato una soddisfazione, ma se le cose vengono appunto fatte seriamente è anche un'enorme responsabilità. Ti dicevo che aveva ragione Kersi, non si può spostare la data della Barcolana, perché sennò è un casino per tutti i cittadini. Io inizio il corso d'inglese dopo la Barcolana, no? Inizio a andare a teatro dopo la... No, a parte le battute, è vero che negli anni è diventato un appuntamento così significativo per la città che scandisce il tempo pubblico e anche privato. E questo è bellissimo, ma è, come dicevi, una grandissima responsabilità, ed è questa la ragione per la quale abbiamo strutturato un team, una squadra davvero ampia. Io voglio ringraziare tutti i soci della Barcolana Grignano, i volontari, ma anche i professionisti della Barcolana SRL che lavorano 330 giorni all'anno per organizzare la Barcolana: Piero, Carolina, Mari, Annalisa, Francesca, Paola, che lavorano davvero tutto l'anno, perché dobbiamo rispondere a delle aspettative che sono sempre crescenti, non deludere queste aspettative. Quindi anche oggi ho detto, guarda, sì, mi sono arrabbiato un po' con una parte del team, dice, ma siamo in ritardo su una certa iniziativa, dobbiamo rincorrere, perché dobbiamo dare delle risposte. Quindi è bellissimo, però devo dirvi che insomma è un'attività che dà grandi soddisfazioni. Negli ultimi 2 anni c'è stata tanta fatica. Beh, certo, sì. Tanta fatica, perché io pensavo di aver visto tutto con la Barcolana 50, con quelle che erano state le celebrazioni, 2689 iscritti, nave Vespucci. Invece poi è arrivata la pandemia, e per un evento complesso come la Barcolana non è stato facile riuscire a mantenere, non cancellare l'evento. Sarebbe stato facile, guarda, sì, Umberto, sì, nel 2020 a giugno dire vabbè, non ce penso la facciamo, che nessuno avrebbe nemmeno detto nulla, tra l'altro. Eppure grazie al supporto delle istituzioni e degli sponsor ci hanno dato uno sprone, un incentivo ad andare avanti, a mantenere, a trasformarci, a investire sul digitale, sulle iscrizioni digitali. Ecco, questo ci ha aiutato poi a essere pronti nel dopo pandemia. Però adesso siamo davvero
in condizione di organizzare una barcolana di gioia, di condivisione, di voglia di nuovo di stare assieme per dare una prospettiva, così chiudiamo con quello spunto iniziale, dare una prospettiva anche ai più giovani, soprattutto ai più giovani, per dargli un messaggio positivo. Ecco, dobbiamo ritornare a convivere, a costruire la nostra società partendo dalle relazioni in presenza. Grazie Mitja Jaluz, presidente della società velica Barco Algano, buon lavoro e buon divertimento. Grazie, mille, buona estate a tutti i triestini, buon agosto. Dopo la pubblicità sono arrivati, e non poteva essere diversamente, gli amici di Approdi. Seconda parte di Trieste in diretta, come annunciato parliamo dell'edizione 2022 di Approdi, lo facciamo assieme a Lorenzo Acquaviva che è il direttore artistico e lo facciamo assieme anche a Gianluca Guerra che cura uno degli appuntamenti ma che poi cura anche la comunicazione del festival, perché in fin dei conti di un festival si tratta. Quest'anno io non ho capito bene, perché io poi devo dire la verità, essendo ormai una persona anziana, quando ci sono delle novità io prima che le assimili mi ci vuole un po'. È diviso in due parti, in buona sostanza. Beh, diciamo che c'è una parte che si sostanzia a Trieste e poi ci sarà una parte in direzione di Gorizia 2025, capitale europea della cultura, che verrà fatta invece tra settembre e ottobre. Ah, ho capito. In questo senso, due parti. Sì, poi c'è anche Approdi Futuri, che è un bando di partenza, in questo senso, diciamo... Quest'anno diciamo a pro di furoreggio. No, io sono molto felice, a parte gli scherzi, questa è un'edizione importante, sesta edizione, è iniziata come una scommessa a Prodi, perché a Prodi è in qualche modo anche un po' difficile da raccontare, perché si fa nei luoghi sempre diversi, multidisciplinare, non è un festa di teatro, non è un festa di cinema, è un festa di danza, in qualche modo cerca di raccogliere tutte le arti performative, diciamo così. E quest'anno ricorre, tu che sei un cinefilo, Umberto, apprezzerai, i 90 anni di un film che è stato un film che ha suscitato molto scalpore quando uscì nel 1932, che è Freaks di Todd Browning, che è ambientato in un circo e parla appunto dei freaks. Il termine freaks dall'inglese significa capriccio, sghiribizzo, in una accezione diciamo più stretta, in un'accezione più larga è tutti coloro che in qualche modo sono diversi dagli altri, sono particolari, sono specifici, sono anche dei mostri da baraccone come nel caso di Freaks. Insomma, abbiamo voluto dedicare un festival a tutti coloro che in qualche modo sono orgogliosi della propria diversità, della propria specificità. Ecco, forse è ancora più corretto dire della propria specificità. Sì, più che della sì. propria diversità. Stavo pensando tra l'altro mentre tu parlavi, per esempio, a quanto sia ancora potente e appunto disturbante un film come Freaks, e a come Gianluca quando ci sono dei film, questo è un problema che secondo me bisognerà in qualche modo affrontare, quando ci sono invece dei film nuovi che magari raccontano storie già raccontate, eccetera, non riescono ad avere la forza di quei film. Sto pensando, per esempio, l'ho visto di recente, adesso non mi ricordo neanche il titolo, l'ultimo film. Freaks Out, Mainetti. No, Freaks Out mi è piaciuto. Ah. Non ho trovato invece per niente coraggioso come si chiama, la giostra delle meraviglie, quello con Guillermo del Toro, l'ho trovato molto molto quasi inutile, dove il romanzo è qualche cosa di spaventoso anche dal punto di vista proprio, invece è vero, è un po' normalizzato quello di Del Toro, c'è questa tendenza a normalizzare. A me è piaciuto, dico la verità. Io credo onestamente credo che un film come Freaks
in questo momento non sarebbe possibile. Non sarebbe possibile, sì, probabilmente. Ed è paradossale adesso, no? È paradossale. Che siamo nell'epoca della diversità. Sì, sì. Immaginati il problema del dover fare i conti col politically correct, sarebbe impensabile. Assolutamente. Veramente impensabile. Politically correct è una dannazione per... Sono d'accordissimo. Anche, sì. Io penso anche a un gruppo come i Monty Python, che hanno fatto la storia della comicità mondiale. Adesso come adesso le cose che dicevano sarebbero considerate politically incorrect, no? Per qualche motivo. Ma anche quelli meno, forse meno, come posso dire, meno iconoclasti, come, anche uno come Mel Brooks probabilmente. Ah, probabilmente, sì. Sì, che è un po' più edulcorato in qualche modo, no? Mezzo di fuoco, sì. Oggi non glielo farebbero fare, insomma, quindi... Però insomma, però, allora, già che ci siamo. Noi qualcosa di politicamente scorretto ce l'abbiamo comunque nel festival. Ah, quello del Tony Clifton Circus. Sì. Ah, no, pensavo a quello dell'Abramovich. Perché è politicamente... Beh, anche quello in qualche modo. Perché è politicamente scorretto il Tony... Perché è volutamente scorretto, nel senso che comunque gli attori del Tony Clifton Circus vogliono impersonare quel modo di essere selvaggi dei bambini, e perciò anche senza filtri. Sì. E durante una loro performance succede un po' di tutto. Un po' di tutto. E infatti l'immagine che accompagna questo spettacolo è il pugno di uno degli attori a un grande peluche, un enorme peluche. Questo spettacolo va in scena al Teatro del Giardino Pubblico il 4 di agosto, quindi giovedì, alle 20:30, perché... a Prodi, questa edizione di A Prodi incomincia martedì 2 agosto su fa parte di Trieste Estate, quindi sì, in collaborazione con Trieste Estate, sì. E c'è questo Macaco Jump, che cosa, visto che questa è roba tua, Macaco Jump è salta macaco, no, in triestino, no, almeno non ho fatto caso. No, ma neanche io non lo sapevo questo. No, veramente. Salta macaco, vero? Bello. Sì, tra capezzone in inglese salta macaco. Sì. C'era press the button, macaco. Salta giallo, macaco, poi. Il macaco in qualche modo rappresenta i tropici, la Giamaica, la musica, l'allegria, la musica reggae, lo ska. E i Macaco Jump sono una delle realtà nazionali più importanti di musica reggae. E festeggiano i 20 anni, per l'occasione peraltro... si sono riuniti con tutti i membri che hanno fatto la storia dei Macaco Jump, perciò saranno in 12 sul palco con diversi cantanti e ci appresteremo a iniziare a Prodi con una festa sostanzialmente. Esatto, poi diciamo che sono un gruppo locale, insomma, un gruppo di Trieste, e quindi uno dei compiti, mi viene da dire, insomma, uno dei capisaldi di A Prodi è anche promuovere gli artisti locali. Oltre che quelli nazionali. Quindi una grande festa, come ha detto Gianluca, comincerà a Prodi il 2 di agosto. Subito dopo, in un luogo che io amo molto, che veramente spero che Dio ci conservi, che è il Mercato Coperto. Chiariamo, perché io qua faccio confusione, il Mercato Coperto è quello di... è quello di Barriera. Di Barriera, ok, sì, perfetto. Sì. Via Carducci. Via Carducci. Via Carducci. È un posto che io amo molto, anche perché mi ricordo che qualche volta ci andavo con i miei nonni da piccolo, quindi ho anche dei ricordi legati alla mia infanzia. Faremo una performance di danza molto particolare, anche questa, ispirata al simposio di Platone, quindi sull'identità sessuale, sull'identità di genere, di un gruppo di ballerini che si chiamano Bellanda, sono friulani, e faranno una performance che anche questa è difficile da definire, perché è un po' un incrocio tra la break dance, l'hip hop, la urban dance, quindi un qualcosa molto legato al luogo, come sempre in Approdi accade, tutto site specific. E dove glielo fate fare? Sul... Beh, questa è una sorpresa. Questo non lo possiamo dire. Accidenti. Dovete venire. Beh, questo è anche giusto, se no. Tra l'altro, devo dire la verità, io ho sempre considerato su indicazione del professor Molesi, io ho sempre considerato il Mercato Coperto come il nostro Guggenheim. E lo dico tanto ormai, piuttosto di insistere sulla vecchia pescheria, io all'epoca, con un'operazione di grande coraggio, mi rendo conto sarebbe stato più o meno impossibile spostare, però trasformare il Mercato Coperto in un museo sarebbe stato molto più, anche, come dire, forse anche molto più facile, ma anche molto più produttivo in seguito, insomma, no? Perché lì anche molto tutto... più usufruibile, perché il Salone degli Incanti è uno spazio meraviglioso, anche lì legato alla mia infanzia, se andavo con mio nonno a comprare il pesce, è un posto che amo molto, però in realtà logisticamente è molto difficile da collocare, no? Sì.
Però, insomma, non sapevo che avessero aperto anche a Oria, però, perché per un certo periodo agli eventi c'erano. No? Noi ci abbiamo provato, noi siamo andati al comune e abbiamo detto: ragazzi, noi abbiamo bisogno di questo posto, ci piace. E in qualche modo siamo riusciti ad averlo. Ci hanno aiutato, sì. Ci hanno aiutato. E questo è anche buono per dire, assolutamente, per dire la verità. Assolutamente. Poi ci sarà nella stessa sera dei Bellanda, quindi al Mercato Coperto, una selezione di corti ispirati sempre ai Freaks, curata da Chiara Omero dei Shorts Festival, che è il nostro partner. Dopodiché ci sarà appunto uno degli eventi di punta, che come ha già anticipato Gianluca, Tony Clifton Circus. Ricordiamo che Tony Clifton era il nome che Andy Kaufman, uno dei più grandi stand-up comedian, di cui appunto... Quello con i baffoni... Sì, esatto. Tu che sei cinefilo, sì, ti ricordai, i nostri telespettatori ricorderanno forse Man of the Moon... Di Milos Forman, un meraviglioso film. Poco fortunato, ma sì, un bellissimo. Con la corona sonora dei Ram, un bellissimo film. E, sì, Tony Clifton, come diceva Gianluca, sono difficili da definire. Loro dicono che sono un po' degli anarchici della comicità. Sono dei clown, ecco, diciamo, per dare una definizione. Sì, sì, si autodefiniscono i clown più odiati dalle mamme italiane. Sì, esatto. Beh, una delle cose che fanno è il barbecue. Sai cos'è un barbecue? Arrostiscono le barbie. Bravo. E ti sei molti non ce ne arrivati, ma tu ovviamente sei perspicace. No, no. Perché anch'io lo farei con i piedi. Quindi questo è il tenore, voglio dire, dello spettacolo di Tony Clifton. Vabbè, ma è una tradizione. Adesso io non vorrei sempre fare. Insomma, nel mondo dello spettacolo in genere non si crea niente, nel senso si ripete, no, magari. Esatto, ma però si cita, si recupera, reinventa. Io mi ricordo, e ho un'età forse un po' più avanti di voi, io ricordo delle gag di Raimondo Vianello contro i bambini, che erano qualche cosa di... Che anche quelle adesso non si potrebbero fare. Non si potrebbero. E non mi sembra che Raimondo Vianello fosse un pericoloso criminale. No, però c'è... È interessante questo discorso. Sì, no, perché io ricordo comunque che una delle cose che mi ha spaventato di più da bambino erano i clown al circo. Eh beh. Ah, ma tu forse soffri, c'è una patologia. Beh, anche it, sì. C'è una patologia che veramente? Anche, sì, sì, sono parecchie persone che sono spaventate dal clown. Non so come si chiama. No, vabbè, era capitato una volta, sono andato al circo e avevo paura del clown, questo sì, mi ricordo. No, c'è una, adesso per l'amor di Dio, io se fossi ipocondriaco già sarei, però esiste la patologia. E poi c'è appunto il 5 di agosto alla Chiesa Evangelico Luterana la proiezione di Freaks, appunto, di Todd Browning. E qui è molto importante anche sottolineare che la colonna sonora viene eseguita dal vivo dagli studenti del Tartini. Non solo eseguita, ma anche composta. Sì, anche composta. Sì, Pietro Polotti, ricordiamo, no? Che è il docente di... lo leggo perché lui giustamente ci tiene. musica e nuove tecnologie. Sì, bisogna, no, giustamente detto, ci tengo a dire non musica elettronica, musica e nuove tecnologie. Ci sono 6 studenti che in qualche modo, come giustamente ha osservato Gianluca, non solo eseguono, ma hanno composto delle musiche originali per i film. Quindi insomma, un'occasione sicuramente molto ghiotta. E l'uomo come senti la scelta del... Beh, la Chiesa Luterana per me è... Io ogni anno, questa è la 6ª edizione, sono 6 eventi che faccio sulla Chiesa Luterana. E per me è un posto, tutte le chiese lo sono, ma in particolare quella luterana ha un potere evocativo per me, per il quale io ci ho fatto uno spettacolo di flamenco, una artista messicana è venuta a fare una danza sciamanica, adesso c'è Freaks... Lo trovo sempre un posto, abbiamo fatto con te le due artiste di, abbiamo musicato con le due artiste di Lubiana, il gabinetto del dottor Caligari. È un posto secondo me molto evocativo e poi devo dire che la comunità luterana triestina è meravigliosa, ci ospita, ci sempre rende le cose molto facili e sono molto, molto carini. E poi si chiude la rassegna con lo spettacolo, si intitola Not Here, Not Now, cioè non qui, non adesso, non adesso al Museo Revoltella il 6 agosto, sempre alle 20:30, e ci sarà Andrea Cosentino, che è anche un altro pazzoide, insomma. Assolutamente. Per fortuna. Beh, Andrea è un altro attore
che è molto difficile definire. Lui è anche un grande intellettuale, un grande studioso di teatro, e i suoi spettacoli si possono sempre leggere a più strati, perché c'è una comicità anche molto immediata, anche da gag, da clownery, ma nasconde sempre un significato che, se uno vuole cogliere, coglie, anche molto colto. Però non è lo spettacolo intellettuale, è uno spettacolo che magari si richiama a certe cose, ma che è molto diretto. Questa è la potenza, secondo me, di Andrea Cosentino, e prende un po' in giro questa, no, la volontà della performance, no? In realtà, chissà, noi dovremmo avere avremo una clip, una piccola clip dove il bersaglio, nemmeno tanto nascosto. Marina Abramovic, penso che dalla regia possono... lui si chiama Marina Attendovic. Eccolo qui. Beh, già voglio dire, sì, già la presentazione è molto emblematica. Abbiamo creato peraltro un ponte perfetto con Mitia e la Barcolana, perché Marina Abramovic aveva disegnato il poster. Oggi è tutto nel Jean Beaumont, perché esatto, voi li chiamate a Prodi, quindi insomma, per quindi anche quello, esatto, anche a Prodi dopo, sì, la Barcolana, è davvero questo. Anche qui c'è tutta questa tradizione anche di, appunto, di mimi, anche perché, cioè, voglio dire, è la storia dello spettacolo è così piena di professionalità che poi per... Trombettista anche, Andrea Cosentino, è un trombettista pure, oltretutto, sì. Sì, sì. Vabbè, allora... è veramente un talento a tutto tondo. Io volevo ricordare una cosa importante, però, che è importante, per noi è importante. C'è in ogni appuntamento di Approdi un momento che io, quando l'ho pensato, mi sembrava fosse un momento importante, perché tutti quanti, quando andiamo a vedere uno spettacolo, poi ce ne andiamo nelle nostre case, magari veniamo con gli amici, e invece noi abbiamo creato questo momento che si chiama Agorà, in cui invitiamo gli spettatori a rimanere con noi, a rimanere con gli artisti, a rimanere con gli organizzatori, e a in qualche modo creare una piccola comunità. Questo funziona? Sì. Perché qui i tri... ma sai perché? Noi abbiamo fatto lo specchiettino per le allodole, offriamo un bicchiere di vino, qualcosa da mangiare, e diciamo, si beve e si mangia, ma in realtà non è quello, è uno specchietto per le allodole. Perché noi vogliamo che la gente si incontri, che in qualche modo parli di quello che ha visto, si confronti. Cioè, la cultura è anche un momento di aggregazione, sì. Ecco, questo è una cosa che appunto anche chieda all'artista, esatto, anche ragione di determinate assolutamente scelte, molte volte appunto poi... l'artista è, insomma, sì, chiedono delle cose, insomma, no? Noi abbiamo il privilegio di poterlo fare, sì, per la nostra professione, magari li prendiamo in disparte, certo, e diciamo, oh, perché hai fatto questo piuttosto che quell'altro, però sì, non è, ed è anche probabilmente, come posso dire, una manifestazione come la vostra può con più facilità portare verso quella direzione, sì, senz'altro. Io poi volevo anche far vedere l'immagine. Ma è passata, eh? Ah, è passata, sì, sì, ecco. Sì, sì, sì. Perché c'è una tigre, tra l'altro. Vedi, tu lo vedi una tigre, ma è un elefante, è un freak. Questo è il nostro simbolo freaky, io l'ho chiamato, è il nostro, come dire, il nostro mascotte. È l'immagine di Jan Sedmak, che, che è un nostro collaboratore ormai da anni. E io... Lui è anche l'autore, se non mi sbaglio, del manifesto di Trieste Estate di quest'anno. Mi sembra di sì. Sì, non lo so questo. Mi sembra che me l'abbia detto Tiziano Seradori. Mi pare di no, a dire la verità, però mi ha fatto venire un dubbio. Però diciamo, lo stile potrebbe essere quello di Jan. Questo è bellissimo, oggettivamente. Adesso vedo che è una... Sì, infatti tutti la identificano come tigre, perché ovviamente c'ha le striature, sì, l'occhio. Però sì, poi sì, però la forma è quella, dell'elefante. No, quindi... Sì, quindi sono molto contento quest'anno di aver pensato a portare a Trieste. Io quello che cerco di fare, è mio piccolo, è quello di portare a Trieste cose che non vedi di solito, insomma, di fare un qualcosa che magari una programmazione anche diversa rispetto a... Eccola qua, il nostro elefante tigre. E quindi, insomma, è un programma vario, è un programma appunto sempre site specific, itinerante, e insomma... Ed è anche un programma che, adesso questo lo dico perché c'è una piccola polemica in giro, per quanto riguarda appunto le proposte che fanno capo a Trieste Estate, eccetera,
Sono proposte varie, nel senso, bisogna dirlo, questo poi dopo uno può spaziare dall'egittologia a Freaks, all'operetta, perché la gente ha questo tipo di interesse, a questo tipo di curiosità. Certo, magari per i giovani forse manca l'eventone, eccetera, però sapevo benissimo che in questi anni creare l'evento, che magari poi per un motivo sostanziale, sì, potrebbe, certo, anche non tenersi, è anche abbastanza rischioso. Quindi, insomma. Noi in realtà, per quanto riguarda la nostra partecipazione a Trieste estate, quella serata di apertura del 2 agosto, contribuiamo con un artista giovane triestina, greco triestina, che si chiama Gaia Mizrachi, in arte ETT, appunto è giovane. E una giovane artista triestina, appunto, che fa questo sorta di dream pop, questo pop molto sognante, che di recente ha siglato un accordo con la Universal, in cui miriamo chiaramente a un tipo di pubblico molto giovane, indubbiamente. Posti che si acquistano i biglietti, come funziona? Della domanda, come dice qualcuno. Allora, c'è la possibilità di comprarlo la sera stessa lì, okay, ovviamente, ma abbiamo anche il link sul nostro sito, abbiamo Ticket Point, okay, quindi... su cui si può fare la prenotazione, quindi assicurarsi il posto. Oppure andare in Corso Italia a comprare. Oppure andarlo direttamente in Corso Italia. E quindi potete già comprare per tutti quanti. Assolutamente. Okay. Allora, ricordiamo che a Prodi numero 6 abbiamo visto, qual è lo slogan quest'anno? Freak. Se dalla regia rimandano, così lo leggo e faccio anche, non faccio brutta figura, ma in realtà non c'è scritto, non l'abbiamo scritto. Questo è il nostro, che abbiamo Freak, quindi dedicato quindi è proprio tutti... quello Rotte Artistiche. Questo è, no, non è di quest'anno, è un po' un sottotitolo, Rotte Artistiche senza bussola, perché in qualche modo si vaga un po' nella città in vari luoghi molto diversi. Si incomincia il 4 di agosto, il 2 di agosto, martedì, e quindi grazie a Gianluca Guerra e Lorenzo Acquaviva per essere stati con noi, buon lavoro, e poi magari quando arriverai anche verso Gorizia torni, così parliamo assolutamente dell'altra iniziativa. Finisce qui questa puntata di Trieste in diretta, noi ci vediamo con Trieste in diretta, appunto, martedì alle 17.30, adesso alle 19.30 c'è il telegiornale. Mi sa che è il caso che arrivi il weekend, così io mi riposo un po', perché... Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie. Grazie. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.